la chiesa di Sant'Andrea a Doccia, piccola frazione pontassievese, compare per la prima volta in una bolla del vescovo Ildebrando nel 1024. La sua struttura muraria medievale è rimasta invariata nonostante i numerosi restauri avvenuti nei secoli. Gli ultimi, datati 1970, hanno portato alla luce una mezza testa di angelo, facente parte di un affresco a tutta parete del 1300. La chiesa possiede al suo interno arredi di grande valore, come il dipinto della Madonna col Bambino della scuola del Ghirlandaio ed il tabernacolo robbiano di terracotta vetriata del 1500. La Pieve nel tempo ha ricoperto un ruolo centrale sul territorio, essendo stata la sede del fonte battesimale di tutta la popolazione delle parrocchie vicine. Fiore all'occhiello della chiesa è il Chronicon, conservato al suo interno, che racconta della storia della comunità locale a partire dal 1624.